Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial dove parleremo di firma, di logo, di filigrana, di marchiare diciamo le foto e anche il perché bisogna farlo. Vedremo come costruire un logo di questo tipo e come applicarlo attraverso il nuovo MB Panel V4, visto che nella parte finale c'è la sezione firma. Allora, innanzitutto io vi consiglio di proteggere sempre le vostre foto con un logo, con il vostro nome e cognome minimo, proprio per dire l'ho fatta io, questa è una mia foto, guarda che non puoi prenderla, poi anche per farvi riconoscere chiaramente. Allora, intanto parliamo un attimino di legge, di termini legali. Io vi consiglio di fare un giro sul mio sito, vi faccio vedere io come ho protetto le mie foto in ogni galleria, ad esempio in ogni galleria fotografica. Ecco, qui proviamo ad andare nella prima che salta fuori, in fondo ho questa scrittina qua. Si segnala a tutte le persone che visualizzano il contenuto di questa pagina, bla bla bla, la violazione sul diritto d'autore non verrà tollerato, e già questo è un bello spaventapasseri che vi contraddistingue come professionisti, come persone che fanno sul serio, anche se non avete la partita IVA, chiaramente non vuol dire che non siete dei bravi fotografi e che fanno sul serio, quindi va a creare un po' uno spauracchio alle persone che comunque sanno come funziona e vanno sul web magari a prendere delle foto senza chiedere il permesso. Idem sulla pagina Facebook, se voi andate sulla mia pagina, andate su informazioni, anche qui ho messo una scritta legale, ovviamente sempre non me la sono inventata io, consigliata dal mio avvocato. Ecco qui, biografia sotto dove ci sono le informazioni, eccolo qua. L'ho messo esattamente, eccolo qua, informazioni personali. Si segnala a tutte le persone che visualizzano il contenuto di questa pagina che le immagini pubblicate sono frutto della mia opera artistica e pertanto si tratta di attività protetta dalla normativa del diritto d'autore, in particolare la legge tal dei tal, bla bla bla, poi ve lo potete andare a copiare. Vi consiglio sicuramente di metterlo anche nella pagina Facebook o nella vostra pagina del profilo privato. Sicuramente è già qualcosa, anche perché nel caso che dovete aprire poi una controversia, dovete fare una diffida, non so, una querela, una richiesta di risarcimento, almeno voi da prima avevate già questa scritta sulla vostra pagina e questo doveva comportare un blocco di quella persona che magari vi ha rubato la foto. Chiusa la parentesi legale e veniamo subito a noi. Allora, oggi vedremo come creare un logo, come renderlo tridimensionale e come poi creare una firma, quindi un qualcosa da poi mettere nome e cognome, anche magari con la scritta photography da mettere sulle nostre fotografie. Allora, intanto, tornando anche alla pubblicazione sul web, perché vi consiglio di firmare le fotografie? Allora, innanzitutto impedire che le foto vengano rubate o che comunque se un privato le ricondivide c'è la vostra firma, quella foto lì l'avete fatta voi e non lui. Io vi faccio l'esempio su questa pagina, lo Spezzino Vero, che è una pagina molto rinomata della mia città, del mio territorio, dove noi fotografi del luogo gli mandiamo sempre le immagini e lo Spezzino Vero ce le ricondivide. Vi faccio un esempio, guardate questo collage di mie immagini, è stato visto migliaia di volte, 2000 like, commenti 180, condivisioni 887. Ora, voi mi direte di like non si mangia, e questo lo sento dire tutti i giorni, ma non è una questione di like, è una questione che questa foto, grazie a quei like, ha fatto un giro infinito, l'hanno vista migliaia di persone del mio territorio, persone normali, che magari poi vogliono questa foto in salotto, in studio, mi chiamano per comprare la stampa, o magari seguono la mia pagina, diventano parte integrante del mio pubblico. Quindi i like sono importantissimi perché permettono alle foto maggiori interazioni e maggiori giri sul web, quindi più like, più ricondivisioni, più visualizzazioni, più allargate il vostro pubblico e anche i vostri clienti nel caso che vendete calendari, foto, foto digitali, foto stampate. Ad esempio io la mia attività principale, come sapete, non è vendere le fotografie, è vendere software e corsi, prodotti inerenti al mondo della fotografia di paesaggio. Quindi è chiaro che il mio biglietto da visita è la foto in sé,
quindi non guadagno direttamente dalla foto, ma indirettamente da tutto quello che mi porta la foto. Ecco perché i like sono così importanti ed ecco perché la firma, anche quando la foto viene ricondivisa, vedete, questa foto è stata ricondivisa 887 volte da persone che non sono io, quindi non c'è la persona direttamente che ha pubblicato l'immagine che sono io, è un'altra persona, mi riconosceranno dalla firma. Ecco perché è così importante nel mondo digitale di oggi firmare le immagini, perché sennò non vi riconoscono. Se l'immagine poi non è taggata, non c'è il logo, non c'è la firma, come fanno a sapere che l'avete fatta voi? Quindi non è tanto un fatto protettivo per evitare il furto di immagini, quello è almeno il 20%, è proprio per un discorso di riconoscimento. E poi, per finire, chiunque, qualsiasi pittore moderno o del passato firma le proprie opere, quindi non vedo perché anche noi fotografi non dobbiamo firmarlo. Nel nuovo panel MB Panel V4 abbiamo la sezione nella parte finale proprio riguardante la firma, che ora andremo a vedere, e vi insegnerò oggi come creare una firma, come scaricare il font e anche installarlo sul vostro computer, e poi sia con il panel ma anche senza, poi la metteremo sulla foto. Vi mostro subito questo sito che vi consiglio caldamente, www.dafont.com. È un sito gratuito dove potete tranquillamente scaricare tutti i font che volete. I font cosa sono? Sono i caratteri di scrittura, quindi sono divisi per categoria, ma addirittura potete andare voi a scrivere, non so, Back to the Future, Ritorno al Futuro, ecco qua il font del film Ritorno al Futuro. Oppure vado a scrivere Star Wars, ecco qua i font di Star Wars. Quindi se c'è un film che vi colpisce, un qualcosa che vi piace, scrivete, trovate i font che volete. Vi faccio vedere come si installa un font. Quindi andate qui, scarica, si preme scarica, parte il download, si prende questo file, ecco tutti i font. Un carattere, quindi un tipo di scritta, potrebbe averne anche più di uno a seconda delle varianti, si vanno a selezionare tutti e si estraggono in una cartella sul desktop. Allora li andate a prendere tutti quanti così e li trascinate dentro la cartella. A questo punto ecco i font, vedete che ci sono alcune varianti, non è detto che ce ne sia uno solo, copia, si selezionano tutti, si copiano e si vanno a incollare in C2, Windows, cartella font, eccola qua, tasto destro, incolla. Vi chiederà volete installare, dite sì. Ad esempio l'avevo già, quindi me lo sta sovrainstallando, ho detto sì e vado avanti. Perfetto, il font è installato nel vostro sistema operativo, quindi il font non comparirà solo in Photoshop, nel programma che magari usiamo oggi, ma vi comparirà in qualsiasi programma come Word, Excel, eccetera, eccetera. Andate su carattere e qui poi troverete tutti i vostri font e quindi tutte le cose che magari andate a installare nuove con il suo nome. Ad esempio il font che uso sempre io, che è quello che uso per le copertine, per i contest, per il mio sito, è il Caviar Dreams. Cercare un font non è semplice. Io a cercare questo font qui, il Caviar Dreams, ci ho messo quasi un pomeriggio, perché cercare il font giusto che vi rappresenti, come anche la firma, quando la fate, fatela con tutta calma. Non abbiate furia, non è bene cambiare spesso la firma si fa una volta, si fa bene e poi è quella per sempre, o al massimo la cambiate magari una volta nella vita, però insomma non è che si può cambiare carattere tutti i giorni, la firma poi deve essere costante, quindi fatevela con calma. Poi tornando sempre al web vi mostro come si può scaricare un file PNG trasparente. Un file PNG è un file tipo vettoriale, non è proprio un file vettoriale, però è comunque un'immagine con lo sfondo trasparente. Allora, ad esempio, vi consiglio questo sito qua, no? Dove gratuitamente sempre potete scaricare i file PNG. Il sito si chiama cleanpng.com. Qui ad esempio c'è il simbolo della macchina fotografica con lo sfondo già trasparente. Scaricare PNG. Cliccate su scaricare, parte automaticamente il download, ecco qui il nostro file, perfetto, copia e incolla, me lo metto sul desktop, ecco qui, ora questo file lo apriremo in Photoshop. File, apri, vado sul desktop, prendo il mio file, eccolo qui, già con lo sfondo bello trasparente. Se così non fosse, vi mostro come fare per rendere lo sfondo trasparente, mettiamo caso che avete trovato un logo che vi piace, ma porca miseria non trovate il PNG. Allora simuliamo la cosa,
Facciamo finta che qui non c'era lo sfondo PNG, quindi faccio io uno sfondo bianco e unisco i due livelli. Lo faccio proprio apposta, eh? Ecco, avete scaricato un JPEG che non ha lo sfondo trasparente. Allora, bacchetta magica, si va a cliccare sul bianco, si clicca in tutte le zone che si vogliono escludere, tasto cancel, si cancella, ecco qua fatto il logo con lo sfondo trasparente. Torniamo indietro nella storia. Allora, torniamo all'inizio, ecco qui già il nostro file PNG, se lo trovate già PNG ancora meglio, e avviamo il nostro file con lo sfondo trasparente. Apriamo una foto a caso, giusto per creare la nostra firma, almeno se lo facciamo su una foto abbiamo anche già più o meno l'idea di come sarà la nostra firma finale. Infatti, per creare la firma da utilizzare poi con l'MB Panel, io vi consiglio di crearla, proprio disegnarla già su una foto ridimensionata per il web. Quindi questa è una foto ad alta risoluzione. Top equipment, attrezzatura top, vi porterà il lato lungo automaticamente a 1920. Eccolo qua, misuriamolo. 1920x1280, perfetto. Questa è la foto che va sul web. Quindi la firma che io ora andrò a costruire è una firma proprio di dimensioni precise che poi verrà messa sempre in maniera uguale per le foto che vanno sul web. Io una cosa che non ho mai concepito è la firma data col pennello, perché a volte la dai più grande, a volte più piccola, a volte a destra, a volte a sinistra. A me piace la precisione, mettere sempre la stessa firma nel solito modo, nel solito identico punto, con il solito spazio nel bordo tra la firma e il bordo esterno della foto. È veramente assurdo mettere la firma tutte le volte in maniera sprecisa. Allora, prendiamo il nostro logo. Allora, il nostro logo era la camerina, che è questa. Selezionate tutta l'area di lavoro, copia o modifica copia, fate un po' come vi torna meglio. Andiamo sulla foto, incolla, ecco il logo. Questo qua è il loghino. Se è più grande lo ridimensionate, per ridimensionarlo modifica, trasforma, scala, e a questo punto, tenendo premuto lo shift, il tasto shift vi permette, il tasto delle maiuscole, di mantenere le proporzioni senza deformare la foto, perché sennò succede questa roba qui che è veramente inguardabile, e andate eventualmente a rimpicciolire, ingrandire, ecco, ingrandire magari no, a rimpicciolire casomai l'immaginina, l'iconcina. Ecco, diciamo che è già delle dimensioni giuste questa fotocamerina per una foto che poi va a finire sul web. Perfetto. Se non ha già il colore che volete, vedete, oggi abbiamo un'immagine che è scura, la fotocamerina non è bianca. Immagine, regolazioni, inverti, diventa bianca. Se poi la volete fare ancora più bianca, filtro, camera raw, aumentate subito il bianco, bianco a manetta. Ecco, ora è proprio bianca, come la scritta che ora andremo a fare. Quindi ecco il logo, questo è il logo bidimensionale, se vi sta bene siete già arrivati. Vediamo come renderlo tridimensionale. Quindi abbiamo il livello 1, che è la nostra fotocamerina file PNG con lo sfondo trasparente. Rendiamolo tridimensionale, come ho fatto io con il mio logo. Ecco, vedete, questo è un logo bidimensionale, scusate, l'ho reso io così, 3D con la luce e l'ombra. Andiamo a vedere come si fa. Allora, torniamo sulla nostra area di lavoro. Sempre sulla foto lavorate, perché almeno la foto da sfondo vi dà un'idea di come poi rende la vostra firma. Altrimenti è difficile crearla, non si ha un'idea di quello che si sta facendo. Allora, dovete andare su 3D, nuova estrusione 3D da livello selezionato. Cliccate qui, cambierà un po' l'interfaccia di Photoshop e non siete più nella solita schermata di Photoshop di tutti i giorni, ma diventa l'area tridimensionale. Allora, intanto abbiamo l'estrusione della profondità, vedete che possiamo decidere lo spessore della nostra firmina. Do un po' di zoom, se no non si capisce. Ecco qui, questa è l'estrusione. Clicchiamo il file, ovviamente, se no non ce lo seleziona bene. Ecco qua, estrusione. Quindi è allo spessore. Poi qui in alto avete diversi cursori, rotazione, spostamento, quindi in base a quello che voi cliccate potete spostare, ruotare, fare veramente tutto intorno alla nostra scritta, logo, oggetto che abbiamo reso tridimensionale. Ecco, ad esempio, con quest'icona andiamo a ruotarlo proprio nel piano tridimensionale, possiamo, proprio come una fotocamera, come un drone che vola intorno all'oggetto 3D, possiamo alzarci, abbassarci, ruotare,
possiamo andare avanti e indietro. Ecco, ad esempio, questo è per spostarlo e sposta proprio la fotocamera, la videocamera che sta guardando. Voi dovete far finta di essere un drone che vola intorno al logo, quindi in base a come lo impostate voi potete anche ruotare, ad esempio. Ecco, vedete che diventa più inclinato. Ecco, di ruotare magari non ve lo consiglio, modifica nulla. Vi consiglio magari di dare una tridimensionalità di questo tipo, di magari inclinare un pochettino l'immagine dall'alto verso il basso così, e di decidere un attimo l'estrusione, quindi la profondità del logo che stiamo lavorando. Vedete, così lo vado ad assottigliare o lo vado a inspessorire a seconda di quello che voglio fare. Dategli una dimensione giusta, fate delle cose delicate, eleganti, non fate di strafalcione. Idem con i colori, cercate di fare, non guardate il mio logo, il diaframma colori, io ormai l'ho fatto da tanti anni, ormai è il mio segno di riconoscimento, non lo posso certo cambiare, è il logo del sito, è il logo del canale YouTube, ormai è quello. Io tornassi indietro e ve lo do proprio come consiglio, farei nome e cognome, proprio la firma calligrafica con un bel font elegante, nome e cognome, e questo lo consiglio al fotografo amatore privato. Al fotografo professionista che invece ha bisogno anche di un logo, fate un logo come può essere questo, anche il diaframma va bene, il diaframma, la fotocamera, l'obiettivo, un logo che rappresenta un po' la fotografia, ma fatelo monocolore, non dategli colori, è molto più bello di un colore solo che è il bianco, punto. Fatto questo, quando poi vi siete aggiustati, vediamo che abbiamo anche degli assi qui, no? E toccare sugli assi vi può permettere di spostare, deformare, eccetera, il vostro logo, il vostro oggetto 3D. Vediamo che ad esempio qui cambia addirittura l'inclinazione frontale dell'oggetto tridimensionale, quindi possiamo dargli veramente tutte le variazioni che vogliamo. Torniamo indietro e modifica nulla. Quindi potete sbizzarrirvi, mettetevi qua, il computer rallenterà un pochino, è normale, qui ci vuole un computer molto potente, viene usata molto la scheda video, quindi dipenderà un po' dal vostro hardware. Finito tutto quello che è la preparazione, la modifica, eccetera, e tutto quello che vi viene in mente da fare su questo logo, si può dare anche un po' di luce. La luce la trovate qui in alto, vedete c'è l'icona della luce, cliccateci sopra una volta. Viene fuori questo aggeggio, vedete che in base a come io lo muovo, la luce sull'oggetto si sposta, quindi è come una torcia che voi potete puntare dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Vedete che infatti dall'alto verso il basso poi si va a creare addirittura un'ombra dietro al logo. Se non volete l'ombra, allora dovete andare qui e andare a deflagrare l'ombra. Quindi spegnete l'ombra, l'ombra va via. Io l'ombra non ce la metterei in un logo, quindi solo la luce che rende un po' il logo un po' più tridimensionale. Poi qui ci sono vari parametri, insomma, potete veramente giocarci tutto il giorno e creare la luce che vi piace un po' di più. Quando avete finito di fare tutta la vostra roba, dovete andare in livelli, vedete che c'è il livello 3D, il livello 1 con tutto quello che abbiamo fatto, tasto destro e cliccare rendering livello 3D. Prima bisogna fare il rendering per applicare tutte le nostre modifiche all'oggetto tridimensionale e migliorare al massimo la qualità. Quindi quando abbiamo finito clicchiamo su rendering. Qui in base alla potenza del vostro computer, il computer potrà metterci di meno, potrà metterci di più, dipende. Adesso il video io lo manderò avanti veloce per questioni di tempo e di stringerlo un po'. Ma il computer qui rimarrà impegnato per un pochino, qualche minuto diciamo. Benissimo, eccoci qua al termine del rendering. A questo punto tasto destro e rasterizza 3D. Quindi a questo punto non è più un oggetto 3D che si può manipolare, è come un file JPEG che viene salvato, chiuso, quindi è di nuovo un file normalissimo con lo sfondo trasparente, ecco qua però che abbiamo il nostro 3D. Ora passiamo a fare la scritta, sempre sulla foto, sempre risoluzione del web, così gli diamo già la grandezza giusta, file di testo e andate qui. Allora scrivo il mio nome, Matteo. Tetto, nome e cognome, ecco qui, in carattere avete la grandezza. Intanto uscite dall'area 3D e andate in area di lavoro essenziale, impostazione predefinita, quindi uscite dalla finestra che avevamo prima per il 3D.
In carattere e in proprietà qui avete la grandezza, potete ingrandire il carattere. Poi, ecco, una cosa importante, la spaziatura tra una lettera e l'altra è questa casellina qua. Vedete, così è standard, però potete mettere 200 e le lettere si allargano, potete mettere 500, potete mettere quello che volete. Io vi consiglio il nome di lasciarlo normale, a zero, di dargli una grandezza giusta. Ecco qui, magari così, e di metterlo sotto al logo. Poi, innanzitutto, mettetele anche centrate le cose. Andiamo in fondo nell'immagine, nella parte centrale. Spegniamo un attimo il testo, prendiamo il logo e centriamolo. Eccolo qua. Vediamo che appena arriviamo al centro viene subito individuato. Ecco qua il logo al centro. Poi la scritta la riaccendiamo, idem si prende, si mette sotto e si centra con il logo. Ecco, questo logo qua, un po' per via del 3D che abbiamo fatto, non è stato perfettamente preso col fulcro centrale, quindi in questi casi si va un attimo a fare questa selezione bella precisa, si va sul logo, modifica, taglia, modifica, incolla. Ecco, ora il baricentro è perfetto, quindi se non dovesse essere perfettamente al centro, potete ritagliarlo e mettercelo voi. Quindi logo al centro, scritta al centro, ecco qua, la riga verticale viola mi indica che è tutto bello centrato e ci siamo. Abbiamo fatto nome, cognome e logo. Poi tracciamo la linea, il tratto, diciamo, lineare che divide il nome dalla scritta fotografi o dalla scritta fotografie, nel caso che volete aggiungere anche quella. Fate una linea bella dritta. E gli date ovviamente il colore sempre bianco, vi consiglio colore bianco e lo spessore lo facciamo sottile. Ecco qua la nostra linea. Poi zoomando si lavora meglio, si va a centrare. Eccoci qua un po' meno e si va a mettere la riga come la vogliamo. Quindi ecco la riga, forma, no, non è questa, è la forma 1. Eccola. La mettiamo bene, poi nel caso che magari l'abbiamo fatta troppo lunga o troppo corta, modifica, trasforma, scala e a questo punto voi potete veramente fare quello che volete. Modifica, trasforma, scala, vi permette di prendere la riga, accorciarla o farla, diciamo, precisa come volete. Ecco qua, l'ho fatta quanto la larghezza della scritta. Poi sotto la, o potete farla più corta. Sotto la riga andiamo a scrivere tutto maiuscolo questa volta, magari fotografi. Il carattere lo faccio più piccolo. Ecco, magari 10, no, facciamo, proviamo 15. E regola grassetto, poi potete decidere sempre se attivarlo oppure no. E questa volta distanziamo le lettere. Possiamo fare anche un 1000, perché no? Eccolo qua. Poi vediamo che in questo caso ci dà 27 pixel, che è la solita distanza della scritta sopra dalla linea, 27 pixel anche della scritta fotografi dalla linea. Bella centrata, linea verticale viola che ce la centra. Eccoci qua, torniamo indietro ed ecco la nostra nuova firma fatta. Abbiamo il logo, la fotocamera, eccola qua. Abbiamo il testo, abbiamo la linea che divide la scritta nome e cognome da fotografi e la scritta fotografi. 1, 2, 3, 4, tasto destro, unisci livelli. È tutto un unico livello adesso, ok? Eccolo qua. Poi, chiaramente visibile al 100%, ma questa opacità la si può decidere noi a mano dal livello qui che ci va a indicare l'opacità di visibilità del livello, oppure lo fa anche il panel, adesso lo vedremo alla fine, che cliccando il tasto giusto gli dà già l'opacità. Quindi se volete metterla col panel, lasciatela al 100%, questo sicuro. A questo punto noi abbiamo tenuto la foto sotto solo per darci un'idea di quello che sarà la foto finale, ma non ci serve più. Allora, strumento taglierina con L per A e si va a chiudere. Scusate un secondo che arriva da tutto schermo. Ecco, taglierina, L per A e si va a chiudere. Quindi si va a fare un ritaglio bello preciso solo di quello che è la firma. Ecco qui. Poi adesso zoomiamo anche un po' per lavorare meglio. Intanto abbiamo ritagliato questo. Ok. Zoomiamo, cerchiamo di fare una cosa bella precisa, più precisa possibile. Lasciate un minimo di aria ovviamente alla
al bordo del carattere, non andate proprio a tagliarlo precisamente, ecco, una cosa di questo tipo qua, più o meno. Lo sfondo si va a cancellare, tasto destro, elimina livello. Quindi ecco il nostro PNG trasparente. Leviamo anche il livello 1 che non c'entrava niente, noi abbiamo il livello unificato di logo, scritta, trattino e fotografi. Eccolo qua. File, salva con nome, desktop, formato del file PNG, che è l'unico file che ha lo sfondo trasparente. Salva. Non dategli alcun tipo di compressione, cliccate ok. A questo punto, file, chiudi tutto, applica tutto, no. Chiudiamo tutte le nostre aree di lavoro, file, apri e apriamo una fotografia. Una fotografia a piena risoluzione 300 dpi. Allora, intanto la ridimensioniamo per il web, 1920 lato lungo, foto pronta. Allora, a questo punto potete o mettere la firma a mano se non avete il panel, quindi andate a richiamare il vostro file PNG, che è questo qua. Dovete tutte le volte selezionarlo, tasto destro copia, Ctrl C, si va sulla foto, Ctrl V. Ecco la firma. Ora, questa firma qui è un po' più grande perché l'abbiamo creata per l'alta risoluzione. L'abbiamo creata su una foto che era abbastanza grande. Quindi, Ctrl V, questa era la foto a piena risoluzione. Quindi si può dire che questa firma la potete tenere per quello che è magari la stampa. Quindi avete una firma bella grande. Ora, questa firma ridimensionata per la foto dall'alta risoluzione, diciamo per il web a 1920, modifica scala, tenete premuto Shift, la rimpicciolite, così avete sia la firma ad alta risoluzione sia la firma per il web. Ecco qui, così ce l'abbiamo anche un po' più piccola. La rimpiccioliamo ancora, trasforma scala ancora un pochettino, ecco, diciamo che iniziamo a esserci e la mettiamo bella al centro. Adatta lo schermo. Zoom out, ecco qua, bella centrata. Poi un'altra cosa che si può fare per riallineare è questa, di selezionare i due livelli, livello, allinea, centro, orizzontale. Ora la firma è perfettamente al centro su una foto Full HD 1920 per il web. A questo punto questo livello lo salvate di nuovo se volete per il web, quindi nuovamente si va a fare questa cosa qui, lo rimpiccioliamo bene, ecco qua. Lo centriamo anche adesso, andiamo a rimpicciolirlo ancora un attimo. Questa è proprio la firma piccola piccola per il web. Ecco qua che gli togliamo lo sfondo, cancelliamo lo sfondo, file, salva con nome, vado sul desktop, PNG ovviamente sempre, ecco la firma e mettiamo web anche così sappiamo che è quella per il web e ce la salviamo un attimo lì. Chiudiamo. Chiudiamo tutto, ripetiamo. Quindi file, apri, andiamo a prendere la stessa foto ad alta risoluzione, eccola qui, questa è la foto a piena risoluzione, ridimensioniamo per il web, 1920 lato lungo, file, apri, andiamo sul desktop, prendiamo la nostra firma per il web piccola piccola, la selezioniamo copia, ecco la foto incolla. Quindi a mano si fa così, si incolla e poi si va ad allineare al centro, ecco un pochettino distante dal bordo in questo modo e poi siamo pronti a salvare per il web. Come si fa col panel? Allora, abbiamo preso la foto, l'abbiamo ridimensionata per il web, carichiamo la firma, quindi l'iconcina del caricamento cartella. Ecco la firma, si va a tutto schermo, punto centrale. E qua si decide il grado di opacità, quindi 100% vi farà vedere la firma al 100% oppure meno. Non mettete mai la firma visibile al 100%, mettetela al 60-70%. Ecco qui, cliccando 60%, ecco la firma pronta. Vedete dov'è il 60%? Nella visibilità dell'opacità del livello, quindi la visibilità del livello è al 60%. Torniamo indietro, non vi piace al centro, vi piace in basso a destra. Cliccate in basso a destra 60%. Poi la firma che io vi ho fatto creare è ovviamente una firma da mettere nel mezzo. Vedete, io ad esempio qui ne ho alcune già pronte. Ecco, guardate questa. Questa è tutta orizzontale da mettere nell'angolino. Questo è un PNG già salvato pronto. Lo seleziono sempre qui nel caricamento firma. Lo metto in basso a destra 75%. Ecco la firma pronta.
in maniera estesa in basso a destra nell'angolino non è la firma centrale. Poi posso cambiare, ho anche la firma centrale, eccola qui, quindi la metto centrale 85% ed ecco la firma centrale l'85%. Però la grandezza di questo file PNG dovete deciderla voi nel momento in cui lo create e lo andate a salvare. Così ve ne fate una ad alta risoluzione da mettere sulle foto per la stampa e una più piccola per il web. Vedete, io ad esempio per la stampa non ho il logo pesante che uso sul social, il logo colorato col diaframma, ho un'altra firma, questa è proprio la mia firma più grande che uso per le stampe, eccola qua, e la metto di solito in un angolino, ecco la firma, la metto magari qua, la faccio un po' più grande, modifica, trasforma, scala, tengo premuto lo shift, ecco qui, la metto nell'angolino e questa è magari la foto che andrò a stampare e la stampo magari lato lungo un metro e mezzo, ho la firma in basso nell'angolino, la faccio così, la faccio un po' più piccola, però usate una firma di questo tipo un po' più elegante magari per le stampe, per il web invece avrete il vostro loghino. E appunto questo era il video della firma, del logo, e abbiamo visto anche come utilizzare il panel. Nel panel la firma rimane memorizzata, la volta dopo che avviate Photoshop lo ritroverete così con la vostra firma, quindi andate a cambiare solo se magari avete delle firme, una per l'alta risoluzione, una per il web. Al panel non gli interessa questa parte qua, non gli interessa se la foto è a 1920 o è la foto a piena risoluzione. Il panel vi centra la firma o al centro o ai lati, a sinistra e a destra, e in base alla grandezza del file PNG che la firma, che quello lo decidete solo voi, poi andate a cliccare il bottone della percentuale di visibilità del livello, quindi in base alla foto e in base alla grandezza sia di foto che di firma, il panel la prende e ve la va a staccare di qualche pixel dal bordo. Vedete, c'è anche questo memorizzato nell'azione che fa, ve la va a staccare un po' dal bordo, quindi avete già la firma bella centrata in base alla grandezza della firma e la grandezza della foto, ma la grandezza della firma e la grandezza della foto dovete deciderle voi. In questo modo mettete la firma sempre in maniera precisa, sempre lì, di tot pixel dal bordo, sempre grande uguale, l'unica cosa che decidete se è al centro o ai bordi e poi, in base anche alla luminosità della foto, il grado di visibilità del livello. Bene, spero anche questo video vi sia piaciuto, che vi sia sicuramente di utilità. Se avete poi domande sul panel, io sono qui a rispondervi. Ciao e al prossimo video.